Sono trapelate le primissime informazioni sulla cosiddetta pace fiscale, cioè la nuova rottamazione barra nuovo condono che verrà messo in campo entro la fine dell'anno. Sono soltanto indiscrezioni, ma vale la pena cominciare ad affrontare l'argomento per capire eventualmente fin da oggi se conviene prendere qualche misura, qualche strategia o qualche attenzione. Questo è dunque il primo di tre video che tratta l'argomento. Uno degli aspetti di quella che sarà la cosiddetta pace fiscale sarà la possibilità di effettuare dei ravvedimenti operosi, cioè delle rettifiche di dichiarazione dei redditi presentate in passato contenenti errori, con un grosso sconto sull'imposta dovuta. È sempre possibile fare dei ravvedimenti operosi, cioè quando ci si accorge di aver commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi e li si vuole correggere, allora si può rifare la dichiarazione pagando l'imposta dovuta oltre alle sanzioni ridotte e dagli interessi. Ebbene, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe condizionale ed obbligo possibile fare il ravvedimento operoso su dichiarazioni che si vogliano correggere, pagando semplicemente il 15% dell'imposta dovuta, senza interessi e senza sanzioni. Si tratta quindi veramente di uno sconto importante. Beh, questo è un aspetto molto molto interessante. Quando si sia sbagliato a fare qualcosa nella dichiarazione dei redditi, o si sia stati un po' birichini nella compilazione di qualche dichiarazione dei redditi, si può sanare tutto pagando poco, relativamente poco, il 15% dell'imposta dovuta. Questa particolare pace fiscale riguarda dunque quei contribuenti che hanno commesso leggerezze e autonomamente vogliono sanarle, senza aspettare di essere controllati. Certamente, da un punto di vista morale, una misura di questo tipo è abbastanza discutibile, perché, come sempre succede nei condoni e simili, si va a premiare chi non ha pagato le imposte dovute in passato. Ma io nella mia pagina non faccio la morale a nessuno, il mio obiettivo qui è presentare le opportunità che si manifestano momento dopo momento e questa opportunità non è male.